Saliti a bordo delle 2A8, una è davanti, l'altra invece ci accoglie con questo saluto sullo sfondo Audi e vi faccio vedere prima di partire che qua abbiamo una sorveglianza aerea a 360 gradi, la telecamera anteriore e la telecamera posteriore se metto la retromarcia. Abbagliamo a Carmine e possiamo partire. Ok, queste due macchine abbiamo detto che hanno lo stesso motore con il plus dell'hybrid. La macchina mi ha pretensionato la cintura, mentre il nostro regista non ha la cintura. Mettiti la cintura, altrimenti non la smetterà più di frignare. Il display digitale è qualcosa di futuristico veramente su quest'auto, mentre il sistema di assorbimento delle sospensioni è eccezionale, ma questo lo era già 10 anni fa quando questo sistema nacque, e qui ce lo andiamo a regolare tutto in digitale. Andiamo sulla casettina. Una cosa che è un po' fastidiosa di quest'auto è che tutto questo lucido poi ti fa vedere le manate, ma guardate com'è intuitivo tutto il comparto di controllo della multimedialità. Andiamo sulla vettura e metto l'Audi Drive Select e vado col Dynamic. Mi sistemo molto meglio i sedili perché non ero ancora cucito, e come vedete la macchina è sui cuscini d'aria, perché queste sospensioni sono dei cuscini, ma non hanno il problema del beccheggio perché è tutto intelligentemente e sapientemente gestito dall'intelligenza artificiale, che volenti o nolenti ce la dobbiamo sorbire, e questa ci fa sì che se i logaritmi e gli algoritmi funzionino, le macchine siano quanto di più sicuro possa esistere sulla faccia della Terra. Abbiamo un po' di traffico davanti a noi, ma questa è un'auto da autista, non è un'auto che ti spinge a correre, anche se appena schiacci la velocità sale in modo vertiginoso, perché qui siamo a 600 newton di coppia, ma come detto il massimo di quest'auto non è la prestazione in se stessa, ma è tutto quello che c'era lì prima, che già era qualcosa di avanti nei tempi in cui quell'auto nacque, e questo oggi quell'avanti è diventato qualcosa che si è migliorato veramente all'inverosimile. Sentite come assorbe. Purtroppo c'è un po' di traffico e non possiamo farvi vedere le prestazioni di questa vettura. Ci godiamo le nostre colline, le nostre montagne che scendono in questa conca strapiombo lì, Sinopoli Inferiore, sullo sfondo. E ancora c'è qualche anima che lo abita. E gli chiedo qualcosa alla macchina. Mi metto un po' di musica. Media, dica per esempio e produci musica della scheda SD. Media, dica per esempio e produci musica della scheda SD. Riproduci dalla scheda SD.
Inserisca una scheda SD. Ok, non abbiamo l'SD, però vi ho fatto questa prova per farvi capire quanto è diventata interattiva quest'auto. E ora schiacciamo un po' con tutte e due le vetture e vedete che i motori sono quelli. Perché lì abbiamo solo 20 cavalli in meno, ma vi ripeto, 130 kg in meno, e quell'auto quasi quasi va più forte di questo. Comunque la sensazione è talmente di relax che anche le parole escono lentamente. Tra l'altro radar, sistemi di sicurezza fanno sì che quest'auto veramente possa guidare da sola. E l'aria climatizzata è molto soft. Portami l'aria a 22 gradi. Portami il clima a 20 gradi. Abbasso la temperatura a 20 gradi. Ok, ora mettiamo in pausa, ci cambiamo di auto e passiamo dall'altro lato. Ragazzi, sono passato sull'altra auto, quella più per anziani, ma ora vi dobbiamo dimostrare che non è un'auto da anziani. Perché mentre vi facciamo vedere l'altra che è davanti a noi, però la devi spingere un po', se no lui non spinge. E chiudi un attimo il vetro e vediamo se il comfort qua sopra, com'è il comfort? Parla. I sedili sono retti, comodi. Oh, la cosa che va sfatata è che questa macchina qua la gente pensa di spendere 120.000 euro, costa quella macchina avanti. Questa ne costava 86, poi aveva 30.000 euro di optional, ma si pensa che spendendo di più hai più prestazioni, meno consumi. Allora, i consumi sono assolutamente identici perché i motori sono identici e quella ha l'ibrido, ma l'ibrido è un peso in più che con tutta la tecnologia che c'è all'interno mi pare che pesi 130 kg. 130 kg in meno questa e l'altra 130 kg in più, quindi quando tu acceleri con questa la sensazione che hai è di un'auto più prestante, anche se non è vero perché quella va da 0 a 100 in un decimo di secondo in meno. I sedili sono da pasciacqua, sono veramente sdivacato, si dice nella nostra lingua. Però a bordo lì vi ricordate il monitor che è una TV schermo piatto, qui abbiamo un monitor un po' più vintage che provvediamo a chiudere. Ci stavamo stampando perché Carmine ogni tanto si distrae. Io non voglio essere banale, però su quest'auto mi sento più felice perché forse perché abbiamo più sensazione di controllo. Quella guida sola, questa ancora un po' di sportività la mantiene. Infatti apriamo l'MMI e andiamo a gestire i sistemi
che sono identici a quello lì, chiaramente lo gestisci con il touch. Ora mettiamo un attimo in pausa e andiamo a vedere lo 0 a 100 delle due auto. Ok, riprendiamo e proviamo una guida un po' più sportiva. Ma questo motore comunque sono eccezionali i motori Audi. Anche se questa montava il 4200 da 350 cavalli e quello era spaziale, mentre quella versione lì non ha il motore per l'Italia. Ok, per la vostra gioia, 3, 2, 1, via! Cioè, vedete quello che vi dico, possiamo rallentare. Le due macchine praticamente vanno hanno le stesse prestazioni. Ci sono i nostri amici. Ok, amici di Officina Caruso, dai vostri amici Carmine, Giuseppe, dalle auto, vi salutiamo. Domani la smontiamo tutta e ve la facciamo vedere pezzo per pezzo. Questa qui, quella no. Scherzo, ciao.